Autunno, le giornate si accorciano, però con una giornata così, ve ne voglio andare in giro in moto. Quattro sgommate con un tassello, non ci starebbero male. Poi arrivano loro. Facciamo questa comparativa qua, proviamo la Yamaha TT e l'XR 600. Moto degli anni 80, rispettivamente un 87 e un 90. E poi abbiamo anche un 89, quella tutta arancio. Sono moto molto simili, sono moto di enduro, tutto fare, strada e fuoristrada. Telaisticamente sono molto simili perché sono due moto con motore di 600 cm cubici, raffreddate ad aria, freno tamburo di dietro per tutte e due e freno disco anteriore per tutte e due. Allora, sappiamo che il Camaleon Garage è un punto di riferimento per il restauro degli enduro anni 80, primi 90. Nel caso specifico, in termini proprio di restauro e di ripristino, ci sono da mettere più soldi nell'uno o nell'altra? È più difficoltoso? No, diciamo che è uguale, però con la Honda si reperiscono meglio le plastiche, perché la Cerbis o la UFO le fa ancora, fa delle repliche, quindi è più facile da trovare sul mercato per rimetterla a nuovo. La Yamaha si va a trovare delle cose usate, trovare il meglio dell'usato, ecco. Si riescono ancora a tirare fuori delle moto pari al nuovo, ecco, bensì che sono passati 30 anni, i ricambi si riescono a trovare. Dai. Proviamo. Proviamo. Le mettiamo la frusta, se riusciamo, e vediamo cosa succede. Prime impressioni? Sono stanco. È abbastanza faticoso, ma non sono le moto che sono faticose, perché insomma ci vuole un po' di fisica. Oh, come vedi sono moto facili da operare, bene o male, hanno un peso gestibile. Non è... Infatti abbiamo voluto chiamare qui insieme noi anche una ragazza per dimostrare, esatto, che sono moto che si prestano, esatto, con una versatilità totale. Figo. Impressioni, le provate entrambe? Sì, provate entrambe e ero più abituata con questa, però a fare lì giochino che per me è già tanto, quella lì è molto più divertente, decisamente più leggera, è più maneggevole, bella bella, mi diverto di più. Che esperienza hai di fuoristrada? Prima volta? Praticamente è la terza volta e in una cava la prima, quindi praticamente zero. Quindi comunque è la dimostrazione che sono moto che si prestano, sì, sia all'esperto come Joe che ha fatto numeri da circo, ma sia al neofita. Assolutamente sì, ed è divertente proprio per quello, perché comunque, cioè, ti passa anche un po' la paura nel momento in cui vedi che la moto riesce a tenere, diciamo, la strada, chiamiamola strada, è proprio... No, però è divertente di brutto. Ovvio, ci vuole poi, insomma, chi ci va giù di gas, io un pochettino, però è proprio bello, mi sono divertita un sacco. E adesso ritorno su quella perché mi diverto ancora. Ciao.
Dov'è, dal boschi? Andiamo tutti dal boschi. Ragazzi, infatti. Siamo qui con il cuore, l'anima, il cervello e tutto di quello che è il Camaleon Garage. Le due menti, i due creatori di quello che ormai è un punto di riferimento per chi ha necessità di restaurare una moto anni, un enduro anni 80, primi 90. Che emozione vi dà vedere persone che mettono forse per la prima volta il sederotto sulla su una delle vostre moto e sono contentissimi, sono entusiasti di ciò che avete, siete riusciti a realizzare, a ricostruire più che altro, a ricostruire. In alcuni casi. Esatto, perché le moto ci sono, le soltanto le ricostruiamo perché sono tutte demolite quasi. E riuscite ad andare a rimetterli? A rimetterli un po' come si vedono adesso, queste sono già sciupate però, sono adoperate però. Ed è emozionante vederle sostanzialmente rivivere per quello che sono state e vedere la Giorgia che si è divertita così tanto. Un casino! Yeah!